Ciao, ciao a tutti, eccomi con un nuovo tutorial, l'avrete già visto dalla foto iniziale, riguarda questo orecchino, è molto semplice, il tutorial è molto veloce e a me è piaciuto tantissimo, ecco perché insomma subito ho fatto il tutorial e ve lo voglio, mi fa piacere che insomma possiate realizzarlo anche voi. Ok, allora vi mostro il materiale, stesso dall'orecchino perché ho terminato il materiale, quindi insomma vedete stesso da qui cosa occorre. Allora, occorrono ovviamente delle Super Duo, queste sono un color turchese, dei cipollotti, questi sono di 4x2 mm e sono un color bronzo. Poi ci sono queste Rocaille 15-0, anch'esse un color bronzo un po' più chiaro rispetto ai cipollotti. E poi cos'altro serve? Alla fine ci ho messo questo pendente fatto di un cipollotto un po' più grande di questi che hanno due colori, che comunque si abbinano sia il color bronzo che il color turchese insieme. Queste coppette che amo tantissimo, sono bellissime. E un anellino qui sotto e altri due qui sopra per poi metterci la monachella. E questo è l'orecchino terminato. Poi comunque vi farò vedere durante il tutorial come combinare tutto il materiale. Ok, io vi lascio al tutorial, spero vi sia di vostro gradimento, spero che sia chiaro, siano chiari tutti i passaggi e io vi lascio al tutorial e buon divertimento. Allora, per iniziare, inseriamo sul filo cipollotti e Super Duo in questo modo, li ho messi tutti a doppio come potete vedere, quindi sono 8 Super Duo e 8 cipollotti alternati tra loro messi a due, come potete vedere qui. Ho ovviamente già fatto i nodini e mi sono portata col filo tra queste due Super Duo. Inserisco l'ago nel buco che si trova sopra, in questo modo qui, e tiro su il filo. Sul filo, sull'ago andiamo a inserire 3 cipollotti. 2 e 3 e ci inseriamo nella Super Duo, nella parte superiore di questa Super Duo, nel buco che si trova sopra, e inseriamo in questo modo qui i cipollotti. Qua al centro ci mettiamo una Super Duo e andiamo avanti e facciamo così per tutto il giro. Quindi andiamo, adesso vi faccio vedere di nuovo, inserisco 3 cipollotti. E anche qui ci inserisco poi una Super Duo. E ovviamente continuiamo in questo modo per tutto il giro. Ok, terminato il giro, ci posizioniamo con l'ago, col filo anzi, nel primo dei 3 cipollotti che abbiamo messo da questo lato. E andiamo a inserire sull'ago 7 rocaille. E andiamo da quest'altro lato del cipollotto e ci inseriamo in questo modo qui, facendo questa punta. Vedete? Adesso andiamo con l'ago attraverso queste Super Duo, la prima, la seconda. Praticamente dobbiamo trovarci negli altri 3 cipollotti e ci posizioneremo nello stesso posto dove stavamo prima per fare un'altra punta. Ecco qui, vedete? E di nuovo 7 rocaille, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e andiamo di nuovo qui e proseguiamo tra le Super Duo. Adesso entro solo in una, però poi passerò nelle altre, e dobbiamo anche qui passare attraverso Super Duo e cipollotto e fare un'altra punta qui e un'altra qui. Ops, ok, facciamolo e poi continuiamo la lavorazione. Ecco qui, abbiamo fatto le 4 punte sui cipollotti centrali. Adesso dobbiamo uscire dal cipollotto da uno di questi 4 angoli e usciamo, scusate, dal primo cipollotto che vedete qui. Il filo si trova tra il cipollotto e questo Super Duo e andiamo a inserire sull'ago 5 rocaille. 1, 2, 3, 4 e 5, e andiamo a inserirci nelle rocaille che si trovano in questa punta. Così usciamo nella punta diciamo nella rocaille centrale di questa punta.
sono 7 e quindi entriamo nella quarta rocaille. Ora da qui andiamo a fare un altro giro e quindi inseriamo un cipollotto, 3 super duo, 2 e 3 e un altro cipollotto e andiamo a inserirci qui. Andiamo là? Sì. Ecco qui. Di nuovo cipollotto, 3 super duo. Un altro cipollotto e andiamo a inserirci in quest'altra, dove siamo? Perso il filo. Ok, in quest'altra punta qui, la quarta rocaille. Ecco qui, sono due. Di nuovo cipollotto, super duo e un'altra super duo più un cipollotto. E ci andiamo a inserire nella super 2 che abbiamo qui di fronte. Qua, sistemiamo bene. E siamo a 1, 2, 3. L'ultimo, quindi cipollotto. Eccolo qua. Super 2, un'altra super 2. E cipollotto e mettiamo l'ultimo, diciamo, di queste quattro parti. Ecco qui, abbiamo già insomma l'orecchino a buon punto, vedete? Ora da questo punto qui noi entriamo nelle rocaille, entriamo anche in questo cipollotto, perché che dobbiamo fare? Dobbiamo anche di qua, vedete, di qui abbiamo fatto questo archetto sul cipollotto, lo dobbiamo fare anche da quest'altro lato. Quindi, una volta entrati, mettiamo sul lago 5 rocaille, 3, 4 e 5, e ritorniamo indietro e rientriamo di nuovo da quest'altro lato dove c'è questa punta, vedete? Ecco qui. E oltre alla punta entriamo anche in questo cipollotto. A questo punto inseriamo sul lago 3 rocaille, 1, 2 e 3 e ci andiamo a inserire nella parte superiore della prima super 2 che incontriamo. Adesso gira la lavorazione e adesso dobbiamo riempire tutti questi spazietti di rocaille. Quindi mettiamo 3 rocaille sul lago. E ci andiamo a inserire qui nella prima super 2 che incontriamo. Continuiamo e inseriamo altre 3 rocaille. 1, 2 e 3 e andiamo qui. Ecco qua. Ora qui lo spazio è un po' più grandicello, però noi comunque inseriremo 3 rocaille. 1, 2 e 3. E andiamo da quest'altra parte. Ecco, mio figlio sta vedendo, ben tenna. Allora, 3 rocaille ancora e 3 e andiamo in quest'altra super 2. Seguite quello che sto facendo io. Ecco qua. Si devono formare delle piccole punte. 1, 2 e 3 e andiamo in quest'altra. Lo facciamo insieme. Ecco qui. Così. Vabbè, qua non si è formato. In questo modo qui. Adesso qua in mezzo, perché se ci fate caso sono 1, 2, 3, 4 moduletti. Qua in mezzo lo facciamo un po' più grande. Ne mettiamo 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E ci inseriamo sempre dal lato superiore della super 2. Molto semplice insomma da fare. Adesso 3 rocaille, cuciamo quest'altro punto, un attimo che ho infilato male, ecco qui, e proseguiamo, 1, 2 e 3, ancora qui,
altri 3 e 3, così ci inseriamo in quest'ultimo moduletto. Sto facendo un po' veloce perché sono passate le 5, ho paura che le 17, ma le 5 potrebbe sembrare che è mattino, ma si sta facendo buio, quindi voglio evitare che si faccia buio prima di terminare questo piccolo tutorial. E l'ultimo, il penultimo anzi, ecco qui che mettiamo in questo modo qui. E una volta che ci troviamo da quest'altra parte, concludiamo, un attimo che controllo, sì, 2 e 3, altri 3 rocaille, e ci andiamo a inserire, come abbiamo iniziato dall'altro lato, in questo cipollotto. Ce la fo? Ce l'ho fatta. Ecco qui, abbiamo fatto anche questa parte, vedete? Viene pure un po' bombato, leggermente bombato. Ora quello che devo fare, lo faccio senza farmi vedere insomma, nel video, perché ci vuole un po' di tempo, devo trasportarmi con l'ago e attraversare un pochettino questa parte per arrivare di nuovo qua in mezzo, vedete? Perché voglio fare un'altra punta qui. Quindi anche voi con un po' di pazienza vi infilate con l'ago e arrivate a questo punto qui. Ok, come vedete ho fatto questa punta, poi con l'ago sono andata tutto intorno a questa lavorazione, quindi ho tagliato il filo perché poi si è fissato il tutto. Adesso andiamo a fare la goccia qui sotto, il pendente come dicevo prima. Quindi prendiamo un chiodino, io ce l'ho questo color bronzo, inseriamo questa coppetta molto bella. Ci sono andata? No. Ecco qui, è uno. Poi prendiamo il cipollotto che vi ho fatto vedere, ci sono due. Prendiamo l'altra coppetta e chiudiamo questo a fiore, ecco qui. E per ultimo prendiamo questo cipollotto color bronzo, andiamo qua sopra così. E adesso ci andiamo a fare la famosa solina. Ecco che ho fatto la solina con la pinza adatta, penso che insomma, la maggior parte di voi ce l'abbia queste pinze. Poi ho questo anellino che già ho aperto, lo inseriamo qui, prendiamo l'orecchino che abbiamo appena terminato e lo andiamo a inserire qui nella solina che abbiamo fatto in precedenza. Chiudiamo come sappiamo fare in questo modo, sì. In questo modo qui. Adesso ecco qui, questo è il pezzo di sotto, inseriamo anche qui, ce ne vogliono due, quindi un attimino che ci vuole almeno quello per come l'ho fatto io, la monachella e due di questi anellini, io ce l'ho già un altro, adesso lo inserisco. Ecco qui, ho anche già collegato, vedete? In quest'altra solina che era una delle quattro punte che noi avevamo formato prima. Quindi un attimo che questa sarà un po' curvata. Ecco qui, questo è l'orecchino finito, mi piace tantissimo. Ne farò altri anche di altri colori. Spero vi piaccia, che vi sia piaciuto questo tutorial perché è stato molto veloce, molto semplice da realizzare. Cercherò di farne altri di orecchini così, anche perché ho notato che avete seguito anche molti tutorial degli orecchini easy che ho fatto in precedenza, quindi cercherò di farne altri di questi semplici così che insomma vi potete sbizzarrire. Ok, un bacio e al prossimo video. Ciao!